un boom di presenze a Sissa per la prima tappa, conclusasi oggi, del November Pork 2015. Tante iniziative, un numero di stand aumentato, ma soprattutto il clima hanno decretato il successo della manifestazione, iniziata venerdì scorso e presa di mira da tutti gli amanti del maiale, dei salumi e dei prodotti di qualità del territorio. Fiumi di gente tra gli stand, nell'attenso struttura una grande folla per vedere da vicino il lavoro dei maestri norcini e soprattutto assaggiare il mariolone dei record di ben 120 kg. Offerto ai presenti nel pomeriggio è stata l'attrazione indiscussa della domenica. La manifestazione è stata baciata dal bel tempo, sta andando meravigliosamente bene, speriamo che si concluda la prima tappa ancora meglio. Non c'è la crisi per il November Pork, la cosa ci dà sollievo e ci rasserena, perché comunque in questi periodi, diciamo, non proprio rose dell'Italia e del mondo in generale, almeno il November sembra che aiuti sia il consumatore che comunque il turista a divertirsi almeno 4 weekend all'anno nella bassa parmense, e i nostri operatori, che sono anche loro coi volontari l'anima del November Pork, a fare cassetto. La manifestazione saluta Sissa e si sposta nel prossimo fine settimana a Polesine Parmense con un programma fitto di eventi e proposte. Prima tappa a Polesine Parmense, il mercato sul fiume Po, tante attrazioni, si comincia già dal venerdì sera con una festa disco e tutto si concluderà domenica alle 20, intervallando spettacoli di strada, il prete più grande del mondo lo stanno già preparando, i norcini hanno detto che sarà di misure ciclopiche, e un mercato di prodotti tipici di più di 80 espositori provenienti da tutta Italia e qualcuno anche dall'estero.